Secondo Memorial Puglisi, qui alla zona industriale di Calderaro, su iniziativa della comunità penale di via Don Minzoni, un nuovo messaggio. Il messaggio che noi vogliamo dare, Don Pino diceva, se ognuno fa qualcosa si può fare molto. Questo è il messaggio, ognuno di noi nel nostro piccolo può dare un contributo, non bisogna sempre lamentarsi, piangersi addosso, soprattutto di questi tempi, ma fare qualcosa, quello che si può. Come diceva Don Pino. È in continuità con quello dell'anno scorso, questa è la seconda edizione dedicata naturalmente a Don Pino, proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della sua morte, della sua barbara uccisione. Quest'anno siamo molti di più, noi siamo veramente contenti, è stato faticoso organizzare la seconda edizione, però ci sono tantissime comunità, sono 10 le comunità che partecipano, provengono da tutta la Sicilia, 122 ragazzi, l'organizzazione sta funzionando, io mi sento veramente di ringraziare soprattutto chi quest'anno, anche quest'anno ha creduto in noi e in questa iniziativa nonostante il momento un po' particolare, perché il bello di questa attività, di questa iniziativa è proprio che è tutta finanziata con fondi privati, cioè piccoli sponsor locali che hanno dato qualcosa e per la prima volta devo dire il comune, l'amministrazione comunale ha dato il suo contributo, ha creduto in questa cosa, l'idea di mettere insieme tanti ragazzi in memoria di padre Puglisi, perché il gioco del calcio unisce. Come vedete ci sono molti ragazzi stranieri, quindi assolutamente l'integrazione è la nostra parola d'ordine. Poi più tardi ci sarà anche una squadra femminile, una dimostrazione di calcio a 5 femminile, proprio perché non ci sono barriere di nessun tipo nel gioco del calcio, quindi donne, uomini, italiani, stranieri. Quest'anno c'è anche la squadra del Centro Padre Nostro di Brancaccio. Il presidente Maurizio Artale ha voluto non solo che i ragazzi partecipassero, ma ha inserito questa manifestazione tra quelle organizzate in occasione dell'anniversario della morte del Beato. Parliamo dell'organizzazione di questo memorial. Allora, l'organizzazione è stata fatta con 11 comunità della Sicilia, sono ragazzi sia penale sia amministrativi di Sciacca, Palermo, Aragona, ci sono diverse comunità della Sicilia. L'organizzazione è stata, stiamo facendo due gironi, una con 5 squadre e l'altra con 6 squadre, i primi due si qualificano per fare la semifinale e la finale.